Via. La vita di un artista è una lunga sfida contro la morte, una lotta accanita e oggettivamente drammatica per la sopravvivenza. Non la sopravvivenza personale, si capisce, bensì quella di ciò che ha fatto e per cui è vissuto. In una parola, la sopravvivenza della sua opera. È una lotta del cui esito di solito non si può essere certi, perché dipende in larga misura da qualcosa che avviene dopo, quando chi l'ha condotta non c'è più. Gli interlocutori decisivi di un artista, i suoi veri giudici, sono, in questo senso, i suoi posteri. Ma ho detto di solito e l'ho detto a ragion veduta. Se c'è una cosa che riesce in qualche modo a consolarmi della morte di quel grande artista, oserei dire di quell'eroe dell'arte teatrale che è stato Strehler, è il pensiero che per lui la regola non vale, che la lotta per la sopravvivenza lui l'ha vinta via via che la combatteva. Non sto parlando per enigmi. Se Strehler ha vinto da vivo, ha vinto un anno dopo l'altro, uno spettacolo dopo l'altro, lungo l'arco di un'avventura durata mezzo secolo, la sua lotta per la sopravvivenza è semplicemente perché la sopravvivenza per la quale ha lottato non era quella della sua arte, bensì quella delle opere, dei testi, delle parole, cui con infinita intelligenza, con infinita abnegazione, l'ha dedicata e nel senso più nobile del termine adibita, perché questo grande egocentrico, quest'uomo affascinante e irritante che dava tanto spesso l'impressione di parlare e di occuparsi soltanto di sé, è stato in realtà un grande, grandissimo altruista, il più fedele, persino il più umile servitore di quell'entità misteriosamente anonima e universale, di quel bene senza proprietari che lui chiamava, con un'insistenza che colpiva, la poesia. Già, la poesia degli altri, cioè di tutti. La poesia di Shakespeare, di Goldoni, di Chekhov, di Pirandello, di Brecht, degli autori che come nessun altro ci ha insegnato ad amare e a capire e ha fatto dunque vittoriosamente sopravvivere nella nostra immaginazione e nella nostra coscienza. Sono contento che tu hai scelto il personaggio di Donna Elvira, perché attraverso di lei tu toccherai quello di cui tu hai veramente bisogno. E sai cos'è quello di cui tu hai veramente bisogno? È il sentimento, è la passione rossa come il tuo vestito. La tecnica tu ce l'hai, sai già il mestiere, ma non sei mai ancora andata fino in fondo al tuo temperamento di attrice. Quasi sempre metti un pochino più di mestiere di quello che occorre in una scena. Ma il vero mestiere deve nascere
dall'uso esatto del sentimento. Ed è con questo sentimento soltanto che tu potrai guidarti nel tempo, nelle incertezze continue del tuo mestiere di attrice. Se tu partirai da un enorme afflusso di sentimenti, se tu porterai nella tua pratica della scena questa ricchezza, questo afflusso enorme di sentimenti, e tu allora forse troverai Elvira, ma insieme con Elvira troverai anche il teatro, perché ragazzi, gli attori sono degli accumulatori di sentimenti. E poi cambia anche un po', Scusatemi, va bene, adesso andate dentro un momento, vi chiamo uno per uno e cominciamo a mettere una disposizione X, vediamo un po' quello che succede, ti pare? Scusate, la strada per farla è questa, Via, fuori! Lo spettacolo di questa sera è la storia di una vocazione, è la storia della vita di un uomo. L'avevo scritta più di 20 anni fa per raccontarla alla gente con un mezzo non teatrale, una specie di romanzo per immagini e con parole, soprattutto immagini. Ma le pagine sono rimaste pagine chiuse in un cassetto, quella storia non sono riuscito a farla nascere con gli strumenti per i quali era nata. E così un giorno, dopo tanto tempo, mi sono chiesto perché non avrei potuto tentare di raccontarla, questa storia, con il teatro. Il teatro in fondo può tutto. E la vita del signor Goldoni Carlo, che io chiamavo e chiamo in questa avventura G, per non lasciarlo così alla iconografia dell'uomo celebre, è una vita tutta fatta di teatro, tutta nel teatro e tutta per il teatro. Il teatro veramente fu la verità dell'uomo G, fu la sua ragione e fu il suo destino. Questa non è una biografia, non è un saggio critico, non è una commedia, ma è tutto questo insieme, forse qualche cosa d'altro. Ma sopra ogni altra cosa è un atto d'amore, di fiducia nella teatralità e anche è un gesto di gratitudine, forse dovuta per colui che ha voluto creare un teatro italiano che poi non c'è stato e che almeno gli ha indicato la sua strada più vera. E noi, teatranti italiani di oggi, in fondo nasciamo tutti da lui. Ecco perché a tratti mi è sembrato di trovare una qualche misteriosa autobiografia in tanti momenti e in tante avventure di palcoscenico di G. Ed è tutto vero qui, ed è tutto inventato, è tutto fantastico e tutto reale. Al tempo stesso, non lo so. Ma di una cosa sono sicuro che quella vita di quella creatura fu anche così. E il racconto non la tradisce nel suo fondo più segreto, oltre il tempo. Ehi! Va bene, non va bene. Vieni, vieni. Credo che nessuno l'abbia capito fino in fondo cos'era Strehler.
Io tante volte dico che aveva l'innocenza e la poesia del grande peccatore. Perché era un personaggio, non è che poi nella vita era così. La vita aveva i suoi difetti, aveva, ma quando era in teatro, quando lavorava, era veramente un uomo al di sopra di tanti artisti. Lui stesso artista, lui stesso poeta, lui stesso attore. Coraggio, cantiamo insieme la canzone dei cannoli! Johnny era insieme a noi come Jim e oggi diventò sergente. Nulla chiedevano al ruolo dei tre, andare a nord dell'Oriente. Soldati e bombe, cannoni e trombe, le coperte sono scarse. Giorgi dice il vero si sa che la patria non vuole rovinarsi. Soldati e bombe, cannoni e trombe, dal sud a capo nord, piove soppure no, chi si sfagava un po', dalla mattina e sera, con gente bianca e nera, la testa in braccia in gambe facevamo con te. Non si sa più niente. Scorre sempre sangue però. Scorre sempre sangue però. E per la patria non manca mai gente. Ah. C'è da diventare pazzi di rabbia. E così io ho deciso, in tutta coscienza, che non voglio più vedere nessuno. Voglio che gli uomini restino nella mano di Dio, di loro stessi o del diavolo. Ma basta che io veda un volto umano e subito di nuovo lo amo. È nozione storicamente acquisita che senza Strehler non sarebbero mai veramente nati in Italia né il teatro pubblico né il cosiddetto teatro di regia. E se riguardo al primo punto è d'obbligo ricordare il paritetico apporto di Paolo Grassi, riguardo al secondo viene invece voglia di rincarare la dose, aggiungendo un po' provocatoriamente che il teatro di regia non soltanto comincia, ma in un certo senso finisce con lui, lasciando al posto a qualcosa di lievemente ma sensibilmente diverso, il teatro dei registi. Alzati tu, via il cappello, via, giù i capelli! Giù i capelli, hai capito? Via, davanti, vieni, corri, destra in avanti, tutti i capelli davanti, no? Tutto voglio. Così, via, vai! Luce, anche via! Quando brucerò all'inferno, se per quanto ci puoi fare, che una buona strella spronta non ci debba bruciacchiare, che una buona strella spronta non ci debba bruciacchiare, quando brucerò, sì, spesa poco, eh!
adesso spieghi quello che avremmo dovuto spiegare da tutto il lavoro. Noi. Noi chi? Piccoli noi piccoli artigiani borghesi, come molti di voi sono, che adoperiamo il piede di porco nelle nostre piccole grassazioni, capisci? Cioè siamo fratelli, capisci cosa voglio dire, no? Il noi non è rivolto a loro, ai tuoi compagni, è rivolto a Shur Panigada Fumagalli, hai capito? No, no, basta, no, ma non devi. No, no, devi saperlo. Sì, lo so, lo so. Basta, capisci? Chiaro? Lo sapevo, Giulio. Sì. Nel momento in cui ti dici, ma in fondo è giusto che sia così. Guarda come la dico io. Non so se la dico bene, ma l'idea è questa. In fondo è giusto che sia così. Perché il mondo, guarda, non cambia. Guarda il tono di me, non cambia e resta quello che è. Hai visto come l'ho detta io questa mattina? Non ho detto se l'ho detta bene o male. È chiaro il senso con cui l'ho data? Avanti, Gianni. Guarda in alto. Ecco, alto. A questo punto la luce cambia. Adesso siamo così. Adesso vediamo avanti tutti un po' per così, insieme, capite? Ecco, quasi parallelo. Ecco. Adesso però a poco a poco, tu puoi sopravanzare un po' e gli altri a poco fare movimento e ricostituite, no? Capito? Sì. Sì, però non deve essere proprio di nuovo un... Sì, un corteo. Un corteo. È più un gruppo che... Cammina, avanti, vai. Quando siamo arrivati alla soglia, calcoliamo di essere qui alla soglia della baracca, qui, è il momento in cui tu ormai... Naturalmente, man mano che vai avanti, invece di guardare così, abbassi la testa e vai avanti, ecco, vedi, sai che c'è lì. Adesso viene il momento che tu dovresti fare, entrare dentro, no? E questo è l'attimo in cui fai, non voglio vederlo, Dio che paura. Non voglio vedere la morte. Coraggio, sì. Intanto gli altri hanno lo stesso movimento anche loro, cioè, lì, però più... Vedi, questo movimento qui dire. Era innato in lui questo fatto, questa poesia nelle cose, nel testo, cercava di far uscire sempre l'atto poetico, l'atto umano. Questa sua ricerca dell'umanità nel personaggio, nella poesia, sempre cercando di renderlo comprensibile a chi, al pubblico che doveva poi vederlo. Strehler aveva un grande rispetto di chi ha scritto il testo, dell'autore. Non ha mai alterato il testo. Lo studiava quando doveva mettere in scena uno spettacolo. Mesi prima studiava il testo. Stabiliva, come posso dire, creava ogni personaggio, creava una vita fino al momento che cominciava il testo, in modo che quando si riunivano per le prove, ogni personaggio aveva avuto una vita passata, una vita vissuta, quindi aveva già un carattere. In questo era umilissimo, tanto è vero che quando lo applaudivano, lui diceva era un interprete, non era quello che ha creato lo spettacolo, perché quello spettava all'autore. Lui ha interpretato l'autore. Credo che nessuno l'abbia capito fino in fondo cos'era Strehler. Allora, preso forse da scoramento, visti i palchi che venivano disdetti, l'attore prediletto che partiva, l'aria di disfatta che c'è sempre dietro le quinte, voi non la conoscete, ma quando c'è un insuccesso in teatro...
sembra che crolli il mondo. Noi siamo come dei bambini, i quali credono che con un successo noi salviamo la terra. Noi salviamo il mondo sarà cambiato, da domani è chiaro che tutto è diverso, no? È chiaro, ieri sera hanno applaudito, quindi hanno fatto un trionfo e quindi adesso a posto, tutto a posto. Amato non fa più quelle cose lì, no? Tutto è finito, tutto, siamo a posto, l'Italia non c'ha più problemi di svalutazione. È chiaro che il mondo adesso cambia e diventa bello, bellissimo, invece il mondo la mattina dopo è ugualmente come prima, se non peggio di prima. E noi ci accorgiamo amaramente che il teatro in fondo non cambia niente, ma non credeteci, il teatro cambia, il teatro un po' ci cambia, un pezzettino piccolo, piccolo qua, un pezzettino piccolo di là, un pezzo di poesia qua, un colore di un quadro là, un suono di una musica qua, e tutto questo aiuta a cambiarci, in meglio o in peggio. Se è roba buona, cambia l'uomo in meglio, se è roba cattiva, lo cambia in peggio. In questo senso le arti veramente possono cambiare il mondo. Maestrel era ceduto alla tentazione di strumentalizzare un testo, di tirarlo dalla sua parte. Mai, nemmeno quando, come nell'indimenticabile e cruciale messa in scena della Tempesta o dei Giganti della Montagna, la stessa metateatralità implicita nell'impianto verbale sembrava irresistibilmente indurlo a identificarsi con l'artefice dell'allegoria e dunque a sentirsi lui stesso il vero occulto protagonista dell'azione poetica. Anche in questi casi estremi, la verità segreta del testo, quella verità da trarre lentamente alla luce con la pazienza e l'infaticabilità di un archeologo dello spirito, prevalse su tutto. E se è vero che noi ricorderemo sempre quegli spettacoli come La Tempesta o I Giganti della Montagna di Strehler, è anche ancora più vero che grazie ad essi abbiamo avuto l'avventura di trovarci come mai prima e forse come mai dopo a tu per tu con La Tempesta di Shakespeare e con I Giganti della Montagna di Pirandello. Di un attore o di un acrobata o di un cantante era un commento estremamente semplice, da bravo uomo, da borghese, cioè diceva, molto convinto così, diceva, ha lavorato bene. Ecco, mi sembra così che sia la definizione la più sapiente, la più appassionata, la più giusta che si possa dare di un artista, di un uomo di spettacolo, cioè, ecco, Strehler è uno che lavora bene. Tutto quello che c'è qui dentro si deve metterlo nel proprio modo di recitare. Nella misura in cui non si potrà fare a meno della lezione di Strehler, occorrerà riflettere anche teoricamente sul suo metodo. E bisognerà parlare allora della forte affinità metaforica del suo sentimento della messa in scena teatrale
con il senso e la funzione della direzione d'orchestra, un'affinità a cui la sua ben nota competenza musicale e le sue grandiose esperienze nel campo della regia lirica portano conferme, nonché di quella peculiare, bizzarra mescolanza di naturalismo e di straniamento, di stile critico realistico e di stile epico, cui lui stesso amava così spesso alludere parlando di Stanislavski e di Brecht come dei suoi diversissimi ma non inconciliabili maestri. Non era questa del resto la sola coincidenza oppositorum implicita e trionfalmente risolta nella sua concezione del lavoro teatrale. Qualcosa di sottilmente ossimorico era riscontrabile anche nel suo minuzioso, accanito tener conto di tutto, della realtà storica e del contesto sociale, come della tecnica, del mestiere, e sul versante opposto della sua delega incondizionata all'ispirazione, al mistero, a ciò che sta sicuramente scritto nella profondità del testo, ma che si può scoprire solo strada facendo e quasi senza volerlo, e che forse non si finisce, non si finirà mai di scoprire. Gì, pensando, lo so. Manca la verità, manca la semplicità, manca l'umano, manca il cuore dell'uomo. Bravo, manca il cuore dell'uomo. Questo qui manca. Io penso, vedete Casali, che l'unica filosofia che conti è quella che abbiamo impressa nell'anima, quella che dalla ragione ci viene insegnata, quella che dalla lettura e dalle osservazioni si perfeziona. Quella che infine dalla vera poesia deriva non già dalla bassa poesia che si chiama versificazione, ma dalla sublime, che consiste nell'immaginare, inventare, nel vestire di favole, di allegorie, di favole, nel vestire le favole di allegorie, di metafore e di mistero. Le glorie, le conquiste di Enrico V, i suoi fasti di guerra, i vostri possedimenti francesi, ma sono cose vostre. Movimento numero 2 di ancora è troppo. Io lo facevo fare a coso perché era troppo immobile. No, lo puoi fare, ma questa seconda passeggiata è un po' troppo, eh? E poi hai fatto bene l'assegnamento, no? Ha aumentato giustamente, osservate come ha fatto. Esempio tipico di straniamento per contrapposizione dialettica. Cioè, lui fa i fasti di mio fratello Enrico V, noi abbiamo i fasti, sono cose astratte, no? I fasti di guerra! Ha alzato un po' come fatto retorico. E poi i vostri possedimenti! Allora sì, abbiamo capito, questi fasti di guerra non sono altro che lotta, non sono altro che travestimento così esterno di una realtà. Messi! Campi, vigneti, vacche, buoi, grana, no? Cioè dietro quindi a ogni fatto di guerra, di conquista o di, soprattutto di conquista in questo caso, no? Esistono degli interessi concretissimi. Il nostro Enrico V che ha lottato per la gloria dell'Inghilterra, per i vostri interessi, la vostra casa, i vostri buoi, le vostre vacche. Questi sono gli interessi supremi. No? Della nazione sono poi gli interessi dei potenti che hanno i beni da conquistare e da difendere. Di magia. Thank you.
arte, riposa. Questo palcoscenico così piccolo, perché è rimasto piccolo, non è proprio quello che io scoprii una mattina insieme con Paolo Grassi, una mattina di sole, mi ricordo faceva molto freddo, e noi penetrammo, direi con un'effrazione, in questo luogo, che era poi un luogo terribile, un luogo tragico, perché qui dentro c'è stata, ci sono state le Brigate Nere, ci sono state le squadracce fasciste. Quando quella mattina noi poi salimmo per cercare di vedere se c'erano i camerini, sì, ci sono i camerini, e li trovammo con delle grate e con macchie di sangue sulle pareti e delle scritte, e li mettevano dentro lì, li chiudevano dentro in questi camerini. Oggi gli attori recitano ancora in quei camerini, perché sono rimasti, perché sono con una manata di calce santa, pulita, netta, hai capito? Ma dietro ci sono ancora le tracce delle torture e delle sofferenze. Quindi questo teatro era un teatro inesistente praticamente, era diventato un cinema, poi diventò questo luogo di orrore. Lo scoprimo così, entrando dentro da una porta là in fondo, nel buio, dicevano, no, ma qui c'è un teatro, insomma, sì, c'erano delle poltrone, c'era un sipario tirato a metà, e c'era un raggio di sole bellissimo che entrava da quella parte lì e tagliava il palcoscenico come se fosse un proiettore meraviglioso. Era il sole, la luce del giorno, che tagliava questo palcoscenico e aveva fatto lo spettacolo per noi. E mi ricordo che io giù là, con Grassi, dicevo, ma guarda, sembra che abbiano fatto apposta l'illuminazione. E Grassi mi disse, ma tu in questo spazio, che era più piccolo di questo, perché c'erano 2 metri di meno di fondo e c'erano 2 metri di meno ancora di ampiezza, i posti non erano 500 come adesso, ma erano 400 circa, la struttura era pressappoco questa, ma non era questa, e mi dice, ma tu te la senti di fare non uno spettacolo o due, ma ci buttiamo in questa avventura, io mi butto, ma tu devi fare poi spettacolo su spettacolo, chissà. Noi pensavamo al futuro, pensavamo. E io dissi a Grassi, mi ricordo, lasciami solo. Facevo un freddo boia, mi sono seduto in mezzo al paltò addosso. E sono rimasto lì a lungo, sembra. Io non mi ricordo quanto tempo sono rimasto. Perché so che a un certo momento Grassi mi dice, ma cosa fai? Vuoi diventare una stalattite? E io dico, ma quanto tempo sono? Ma sei già un'ora che sei lì. E io evidentemente in quell'ora stavo pensando, ma si può fare dentro qui questo e quest'altro, si potrebbe anche fare, ma forse sì. Cioè, praticamente scorrevo nella mia testa quello che si sarebbe potuto fare e non fare per ragioni proprio di spazio, no? Certamente uno spettacolo con 50 persone non si poteva fare, ma il teatro è così grande, è così vasto. Era la nostra formazione culturale e la nostra formazione politica che ci portava a pensare al teatro come un importante fatto artistico, poetico naturalmente, ovvio, ma anche sociale. Non l'uno disgiunto dall'altro. Un teatro sociale non mi interessa niente, o ci interessava molto poco. Meglio che un teatro asociale, ma insomma, se non c'è la poesia, se non c'è l'arte. Non c'è. D'altra parte l'arte soltanto, qualche cosa di bello, qualche cosa di piacevole e basta, senza un messaggio, senza dire qualche cosa alla gente perché sia d'accordo o perché sia non d'accordo o perché ci ripensi su, a noi sembrava anche questo una cosa non giusta. Quindi noi eravamo in questa posizione, chiamiamolo umana, politica, storica, culturale, per cui non vedevamo il fatto estetico puro e non vedevamo nemmeno l'ideologia o l'idea pura. Noi vedevamo che un teatro d'arte, un teatro di poesia è fatalmente un teatro in cui si dicono delle cose perché la gente ne venga scossa, ne venga commossa o ne venga addirittura irritata. Insomma, non è che ci preoccupavamo sempre i trionfi. Noi volevamo fare soltanto delle cose artistiche, non culturali, lasci perdere la parola cultura, la parola arte, poesia, cose belle, da ridere, da piangere, antiche, moderne, di ieri, di domani, ma cose che avessero una luce, che avessero delle cose da dire, che fossero poetiche, che fossero artistiche, senza nessun'altra preoccupazione che quella. Grassi diceva sempre, è come l'azienda tranviaria, è come il gas, hai capito? È un servizio pubblico. Sì, il servizio pubblico, insomma, artistico, però diceva, non appartiene a nessuno.
non c'è un signore il quale deve o guadagnarci o ci perde, era una qualche cosa di legarsi alle istituzioni, e questo era sconvolgente. Come riunire tutto ciò in un'unica formula? A volte sono stato tentato di dire, ed è la prima volta qui che oso farlo, che l'essenza del teatro strelleriano consiste in una sorta di magia laica. Ma meno ambizioso e più ragionevole sarebbe forse ammettere che alla radice della sua complessa fenomenologia c'è una formidabile, multiforme, inesauribile capacità d'amore. Non ci mettevi dentro la tua passione, capisci Claudia? E ancora oggi è così? Perché la tecnica, che non nasce da un sentimento, è sempre un trucco. Noi dobbiamo diffidare, noi dobbiamo abolire questa tecnica per la tecnica. Tu ti devi mettere nuda davanti al tuo sentimento drammatico, con fiducia. Perché io so che questa scena di Donna Elvira tu l'hai capita, ma quello che ti chiedo io è qualcosa di più di capire. In questa scena io ti chiedo di romperti in due, di lacerarti, di spaccarti, capisci? Ci sono molti attori che non ci riescono mai, non ci riusciranno mai, perché per una specie di pudore, perché sono timidi anche, per dei complessi, ma tu non lo fai per pudore o per timidezza, no, tu lo fai perché ti preoccupi soltanto di recitare bene e di fare bella figura. Senza esserti nutrita dentro sufficientemente a fondo del sentimento del personaggio. Non è vero, io adesso mi preoccupo del sentimento molto più non di prima. Non ti preoccuperai mai abbastanza del sentimento, come dice Shakespeare, che è tutto il latte della tenerezza umana, credo che sia il Macbeth, l'atto primo, la scena di Lady Macbeth che legge la lettera, che è tutto il latte della tenerezza umana, ti salga le labbra. Tenerezza, collera, dolore, amore, gioia, pietà, dolore, tutte le passioni degli umani, tutte. Voglio cambiare scena. Riconciliazione, la passione e soffrire. Chi ti potrà placare, tu che troppo hai perduto, cuore oppresso? Dove sono le ore in un baleno dileguate? In vano avresti in sorte il dono più bello, lo spirito è turbato, confusi gli intenti, il mondo sublime come sfugge ai sensi. No. Una musica, su ali d'angelo, ecco librarsi. Sono infinite le note che intreccia per penetrare nell'intimo umano, in modo che trabocchino di bellezza eterna. L'occhio si vela, sente nell'anelito più alto il pregio divino delle note e del pianto.
E così il cuore più sereno avverte in un attimo che ancora vive, che ancora batte e vuole battere per offrire se stesso con un atto spontaneo di pura gratitudine per il dono senza uguali. Ed ecco, si sentì e che in eterno possa restare improvvisa la duplice felicità delle note e dell'amore. È tutto un clima che noi in questo momento non abbiamo intorno. Io non sento intorno a me in questo momento quella società con gli occhi aperti e le mani avide del 47. Nel 97 non la sento. Sento una società con i pugni chiusi, che chiude gli occhi, che non ti guarda in faccia, che non si entusiasma, che non piange, che non ride. E quindi questa per me è una maniera di impedirmi di dire quello che io sento di sapere ancora poter dire, e quindi non so se a questi 50 anni ci saranno ancora altri 50.